inizia così la terza giornata, la terza ed ultima giornata conclusiva di questo Audi Show 2017. In compagnia di un amico, intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito, per grazie me è un grandissimo piacere e onore averti qui, perché finalmente posso parlare di mare, non solo di fotografia, ma di mare e di arte a 360 gradi. Francesco è non solo un fotografo, ma un artista a tutto tondo. Io, a me piace tantissimo guardare le tue foto, ma anche i tuoi disegni, e insomma tutto quello che fai e che ruota sempre intorno al mare. Qual è il tuo rapporto con questo elemento così fantastico? Il mio è un rapporto che un rapporto di amore, di passione, una cosa molto particolare, perché io sono nato sul mare, vivo sul mare, quindi praticamente frequento il mare costantemente sin da bambino. Pensa che mio padre, quando avevo 2 anni, mi raccoglieva i cavallucci marini, me li metteva nel secchiello e io stavo lì a guardare questi cavallucci 20 minuti e poi li rimettevo in acqua. Da allora, ancora oggi, sono lì con i cavallucci, però li guardo in un'altra maniera e cerco di fotografarli, poi magari, come dicevi tu, li disegno perché mi piace disegnare, ho questo dono nel disegno, quindi mi metto lì e mi studio tutti i dettagli delle livree, sai, i cavallucci marini, anche se ci sono solo 2 specie in Mediterraneo, se tu li guardi a livello individuale sono uno diverso dall'altro, quindi c'è una biodiversità sulla stessa specie che è particolarissima, e quindi ognuno ha un colore, una struttura, un disegno, un ricamo, e stai lì a studiare. Ma questo nasce ovviamente soltanto da consapevolezza, amore e passione che hai se hai anche la possibilità di avere un contatto costante col mare, è normale. Io, tornando alle tue fotografie, magari poi dalla parte del disegno e della grafica ne parliamo più avanti, tornando alle tue fotografie noto una cosa che mi colpisce sempre: la naturalezza all'interno degli scatti. Ossia, per naturalezza intendo naturalezza nei colori, naturalezza nelle situazioni. Oggi siamo abituati a fotografie che vengono sempre più costruite, no? Per cercare di arrivare al pubblico, a stupire il pubblico. Le tue foto, secondo me, riescono a stupire il pubblico utilizzando quella che è la naturalezza della natura. Mi sbaglio o è così? Guarda, mi fai felice, perché questa osservazione mi piace particolarmente. Cioè, il fatto che si colga questa cosa per me è una grande, immensa soddisfazione. Cioè, io cerco sempre la semplicità, ma semplicità non significa, a mio avviso, non significa banalità. Cioè, a volte la semplicità, se offerta bene al pubblico, potrebbe anche essere un punto di forza. Quindi, per carità, senza demonizzare la costruzione dell'immagine, perché ovviamente ci sono anche dei bellissimi lavori che si possono fare solo in determinati modi, stando un po' dietro al computer, stando un po' insomma, ormai il mondo del digitale ci offre infinite possibilità. Però la semplicità è sempre qualcosa che, soprattutto se sei appassionato di mare, quindi se sei appassionato di fotografia naturalistica, ti dà appunto quella marcia in più per interpretare la natura così com'è. Quindi offrendola, ti ripeto, con il massimo della, senza fronzoli, senza andare a cercare chissà quale cosa violenta per colpire lo spettatore, anche perché l'obiettivo del fotografo, a mio avviso, non deve essere quello di colpire lo spettatore, deve essere quello di colpire in primis se stessi. Quando tu sei soddisfatto del tuo lavoro, della tua fotografia, poi credo che il pubblico viene da sé, cioè si seleziona un pubblico per le tue immagini, ce ne sarà un altro per altre foto, però ognuno segue quella che è il suo ideale, la sua spinta, la sua passione. Senti, quanto è importante conoscere l'ambiente dove vai ad operare? Tu vivi in uno degli ambienti più difficili nel Mediterraneo, in Italia, perché ti immergi in una zona che va conosciuta profondamente, non solo per fotograficamente, ma anche proprio a livello di immersioni, mentre spesso c'è tanta superficialità, no, nell'affrontare l'immersione e la fotografia in alcuni luoghi senza conoscerli. Quanto è importante questo aspetto anche per un fotografo, naturalmente? Ecco, questa è un'altra cosa che io predico spesso, cioè quello di conoscere, ma nel vero senso della parola. Io uso parole come consapevolezza, come conoscenza, come studio, perché a mio avviso, ma anche nelle fotografie di matrimonio, se vogliamo, no? Quando tu vai a fare una foto a un matrimonio, se non conosci gli sposi, che foto fai? Cioè, ti ritrovi lì 2 persone perfettamente sconosciute e cerchi di fare qualcosa per interpretare i loro, non lo so, la loro essenza, la loro anima. Non puoi fotografare 2 sposi senza averli mai visti prima.
Ecco, questo è un paragone per dirti come la penso quando trovo sott'acqua il contesto. Io lavoro nello stretto di Messina, dove è tutto un pochino più difficile perché hai acqua fredda, hai profondità, hai correnti, hai una serie di elementi che sono scoraggianti per un fotografo subacqueo. Però per me invece sono stimolanti, perché dico, caspita, qui ci vuole attenzione, ci vuole esperienza, ci vuole umiltà, moltissima umiltà, perché devi avere sempre il rispetto del mare, perché il mare, quando meno te l'aspetti, se non sei abbastanza, come dire, modesto e tranquillo, ti lascia il suo segno. E lì le correnti non scherzano, quindi se giochi male, perdi in partenza. Però la conoscenza, è pian piano, man mano che conosci, l'esperienza, ti danno delle possibilità che sinceramente non sono da poco. Io sono un estimatore del Mediterraneo proprio perché vedo sempre tantissime fotografie di tutti i mari del mondo e vedo che il Mediterraneo alla fine è quello più trascurato, quindi perché dobbiamo trascurare questo mare? E io, da bravo cocciuto meridionale, cerco sempre di andare controcorrente, via Mediterraneo. Forse, Francesco, è perché è anche il mare più difficile, però, no? Perché è quello che richiede più studio dell'ambiente dove vai a operare, perché se nei mari tropicali hai tutto a disposizione subito. Io quando parlo del Mediterraneo, per conto mio, è come una bella donna che va spogliata piano piano, no? Rispetto ad una che è già pronta. E quindi è una ricerca ancora che gratifica ancora di più. Quanto manca alle nuove generazioni? Tu hai iniziato a fotografare da tantissimi anni, quindi dalla Nikonos per passare al digitale. Quanto manca questa cultura del mare nelle nuove generazioni fotografiche? Ma questa è una domanda a cui è difficile rispondere, perché oggi un po' la società in cui viviamo è un po' strana, è un po' anomala, siamo tutti figli di internet, quindi è difficile darti una risposta. Certo, credo che bisognerebbe già, a partire da fiere come questa, cercare di concentrarsi un po' di più sull'ambiente, sul mare, sulla natura, anziché su noi stessi. Ecco, a mio avviso ci vuole un pizzico di cambiamento in questa direzione, cioè usiamo quello che abbiamo, cioè il turismo, la fotografia, per carità, tutto, la didattica, ma usiamola per l'ambiente, sul serio. Non possiamo continuare a illuderci che giocando con queste cose, ma giocandoci solo per manie nostre, di protagonismo, di quello che vuoi, si possa andare oltre un certo. Oggi il mare ha bisogno di noi e oggi siamo a un limite complicato, cioè nel senso non possiamo andare oltre. Qui bisogna usare i mezzi che abbiamo per diffondere e far nascere nei giovani la cultura del mare. Io investo in progetti di educazione ambientale, ma tante volte l'educazione ambientale stenta a prendere anche nelle scuole stesse, perché non trovi terreno fertile per poter mandare avanti questi progetti, e invece dovremmo essere tutti lì a spingere in questa direzione, soprattutto anche con le cose che facciamo, perché facciamo noi subacquei e abbiamo delle possibilità incredibili. Quindi perché non sfruttarle? Nei tuoi lavori si nota spesso che non sono lavori autoreferenziali, sono lavori spesso a volte di denuncia e proprio di aiuto alla cultura del mare, più che la cultura fotografica, no? In se stessa. E quindi io li apprezzo tantissimo, perché essendo uomo di mare, come puoi capire, è un filone che mi appartiene. Questo lavoro tu lo fai a 360 gradi, perché non solo nella fotografia, ma anche nel disegno e in tutte le arti di cui ti occupi. Io ho visto tantissimi disegni tuoi dei fondali. Una volta, io non sono un pessimo disegnatore, però ho provato a volte, no? Fai immersioni sempre negli stessi posti, provi a fare una mappa del fondale e lì mi rendo conto di quanto il tuo lavoro sia artisticamente incredibile. Quindi ti faccio ufficialmente i complimenti anche. Grazie. In questa occasione. Come amalgami tutte queste arti all'interno della tua vita, della tua vita quotidiana, quindi il disegno, la fotografia? Guarda, io ho cercato di unire la fotografia al disegno, anche allo scrivere. Mi piace scrivere dei racconti sul mare, cercare di trasferire delle emozioni anche col testo.
e quindi cerco di unire questi elementi per dare qualcosa che possa essere utile a un turista subacqueo consapevole. Ecco, quando si va per esempio a fare immersioni in una determinata località e c'è un diving che ti offre il prodotto, ecco, il diving dovrebbe essere a mio avviso in grado di offrire un qualcosa che presenti il territorio sia sott'acqua che fuori dall'acqua, sott'acqua in particolare, ma sott'acqua ci sono delle difficoltà perché a volte non abbiamo materiale da far vedere, da mostrare al di fuori di qualche foto. E quindi lì nasce l'idea di disegnare questi fondali per tanti motivi, perché uno si fa un'idea complessiva magari di una secca, di una parete, di una grotta, quindi tu guardi questo disegno e dici porca miseria, allora mi immergo qui, faccio questo giro, vado a 50 metri, poi torno a 30, poi risalgo e arrivo sul gommone. Quindi tu hai una visione globale che nessuna fotografia, nessuna immagine può darti, perché la fotografia ovviamente congela un piccolo angolino di mare, un piccolo spazio, mentre il disegno puoi spaziare quanto vuoi perché è la tua mente che crea e poi dà l'input alle mani che creano questa... Io ho avuto anche fortuna. Da dove arriva questa tua manualità, questa tua... E questa è nata con me, non ho fatto nessuna scuola d'arte, non ho fatto niente. E sono quei doni, sai, che capitano quando capita a un cantante di avere la voce, sono doni, e allora se ce l'hai e sei consapevole di averlo, lo sfrutti. Io l'ho sfruttato per il mare, anche in questo caso, e mi piace disegnare gli animali del mare, quindi disegno sia i pesci, gli invertebrati, sia i fondali marini, poi metto insieme i vari elementi e il gioco è fatto. Cerco di offrire questo dono che la natura mi ha regalato anche agli altri, in modo che tutti ne possiamo beneficiare. Nel monitor girano delle tue fotografie, io ti conosco bene ormai da tanti anni. Se dovessi io descrivere che fotografo, cioè qual è la tecnica che tu preferisci per fotografare, mi sarebbe difficile, e questo mi fa piacere, è un complimento, nel senso che molti fotografi è facile catalogarli, più un fotografo improntato verso la macro, più verso l'ambiente, ha una tecnica di questo tipo. Nelle tue foto invece tu spazi dalla macro all'ambiente in modo molto uniforme e omogeneo, senza darmi la possibilità di dire ok, è un fotografo di questo tipo. Quindi siccome io penso che la fotografia in acqua, fuori dall'acqua, sia fotografia a 360 gradi, non abbia bisogno di essere ingabbiata in metodologie, volevo farti un complimento in questo senso. Tu come ti descriveresti come fotografo subacqueo? Ti ringrazio del complimento, vedo che hai interpretato molto, molto bene il mio spirito, però definirmi mi viene complicato, nel senso, in due parole potrei dirti che sono uno che ama il mare e che quindi cerca di lasciare il segno, cioè io amo impressionare, stavo dicendo la pellicola, ancora sono rimasto ai tempi del... Amo creare dei fotogrammi che siano delle emozioni, delle piccole emozioni, dei piccoli racconti. In un'immagine alla fine, no? ci sta un messaggio, ci sta un racconto, ci sta un'emozione. Ecco, io amo cercare questo, a prescindere dalla macro, dall'ambiente, non me ne frega niente, cioè alla fine qualunque questa sia l'immagine, anche per esempio le foto che vedevo ieri tu, no? Quando c'è questa ricerca anche di... mi è piaciuto molto quando hai detto osiamo, e la gente ha paura di osare, no? E sono sempre tutti timorosi lì, non... Invece bisogna proprio osare, bisogna fotografare nella maniera più assurda, fotografare quello che gli altri non vedono, no? Perché tutti quanti abbiamo il sole nella fotografia, abbiamo il contrasto, abbiamo questi colori spaziali, per carità, senza togliere nulla a nessuno, però perché non osiamo? Osiamo, facciamo una cosa diversa, andiamo a fare una foto in bianco e nero, senza colori, su toni azzurri, su toni verdi, chi se ne frega? Cioè... Perché per osare devi lasciare una strada che ti dà delle garanzie e prenderti dei rischi. E la niente gente... regole, il mio motto principale è niente regole. La gente ha un po' paura di prendersi dei rischi, un po' i social hanno in questo senso una responsabilità. Siamo condizionati, i mi piace hanno un po' condizionato... Perché se non fai una foto in un determinato modo la foto non va bene, no? Quindi perché questa condizione? È bello essere spiriti liberi, no? In realtà più che non va bene, magari prende pochi consensi e tu sei condizionato da quello, che è la cosa perché? Più stupida, perché il consenso su Facebook è la cosa più... meglio un saggio commento su Facebook che mille like, no? Assolutamente d'accordo. Quando oggi io farò una conferenza nell'università sulla slow photography, io ho visto che quando tu hai letto la locandina e dice ma dovrebbe essere la normalità, è vero,
È vero che dovrebbe essere la normalità quello di avere una fotografia più ragionata, ma è anche vero che proprio perché stiamo vivendo in un momento in cui c'è una frenesia talmente alta anche di fotografie, non è diventata l'eccezione, no? Il fatto di ragionare e di godersi la fotografia. Qual è il tuo pensiero in merito? Perché comunque tu sei uno che sui social spesso... E per me è anche uno strumento di lavoro, quindi sono molto presente perché lo uso per lavoro, quindi inevitabilmente, sai, nella società in cui viviamo, se non usi certi mezzi resti tagliato fuori, e quindi è inevitabile. Guarda, io credo che ieri parlavo con Jean-Claude Huldry, che mi raccontava un po' alcune cose della sua storia, e ho notato che alla fine c'era un'idea comune di base, cioè quella di non basare la fotografia esclusivamente anche sui contenuti, no? Per esempio, ho fotografato, che ne so, uno squalo, una rana pescatrice, una balena, allora la foto diventa bella perché il soggetto è... Io spesso invito la gente a fotografare i sassi o le alghe o le cose più banali, perché magari, ecco, riuscire a interpretare qualcosa del genere potrebbe essere una sfida interessante, no? Dice, vediamo se sono capace di fare una bella foto con un sasso. È anche molto più difficile, no? Però vedi, tu stai facendo un passo in più, no? quello che io chiamo, quella che dovrebbe essere una rivoluzione culturale, che va verso la fotografia, non solo legata alla biologia che c'è all'interno di una foto, che è importante, perché se sei un fotografo naturalista è fondamentale, però imparare anche a uscire da quel settore, secondo me è fondamentale, perché è ovvio che a me piace il mare, mi piace la biologia, la natura, la biodiversità, però è anche importante capire che c'è ci deve essere una fusione tra l'arte e la scienza, non puoi fare scienza senza arte o viceversa, cioè per essere un fotografo vero, diciamo, è ovvio che hai bisogno di avere la tua interpretazione del mondo, della natura, e quindi devi avere la tua vena artistica, che è solo la tua, attenzione, non può essere simile a quella di un altro. Ecco, quindi forse l'errore che facciamo è quello di standardizzare un po' i modi di ripresa, i modi di fare fotografia. Dovremmo avere ognuno il suo, in modo tale da dire, qua, anche senza firma, la foto, quella è di Tizio, quella è di Caio. La personalità fotografica dovrebbe essere il dogma di ogni bravo fotografo. Ma si riflette su quello che siamo nel mondo di oggi. Se non abbiamo personalità fotografica è perché non ce l'abbiamo nella vita. È tutto lì, per carità. No, è vero, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché la penso esattamente allo stesso modo. Senti, dove sta andando la fotografia subacquea di questi ultimi anni e dove arriverà? Boh, chi lo sa. Tu hai iniziato in pellicola e ti viene ancora da... Io ho iniziato nel 1983 con una Nikonos, avevo le Nikonos, la 3, poi la 4, poi la 5, insomma mi giocavo con le Nikonos. E all'epoca già ho iniziato subito ad andare controcorrente, perché vedevo i fotografi che passavano dalla Nikonos alla Reflex in custodia come fosse quasi un passaggio obbligato, no? Cosa che io non ho mai considerato, perché per me i due strumenti erano complementari, cioè con la Nikonos riuscivo a fare delle cose, con la Reflex in custodia ne facevo altre. Perché sai, io nasco anche come subacqueo, quindi che succede? Quando tu ti trovi sott'acqua e c'è un pesce messo in un determinato posto, in un determinato angolo di una roccia, cioè come fai con una custodia, con i bracci, a infilarti per fare quella foto? Allora infilavo da una parte la Nikonos, dall'altra il flash, dall'altra l'illuminatore, cercavo di arrivare fino al soggetto, e poi per realizzare quell'immagine mi serviva per forza la macchinetta piccola, la Nikonos, con la custodia non ci sarei mai riuscito. Quindi ho sempre continuato a usare tutte e due, mentre molti mettevano via la Nikonos per usare la Reflex e via. Quindi io ho sempre cercato qualcosa che mi permettesse di raccogliere delle immagini diverse, è una mia ricerca. Senti, ogni tanto, soprattutto fra i fotografi come noi che hanno iniziato appunto in pellicola, si leggono fra le righe una nostalgia, no, per alcune cose. Io ti dico il mio punto di vista, però vorrei sapere anche il tuo. Il mio punto di vista è che la tecnologia è una cosa fantastica e il digitale ci ha cambiato la vita anche a noi, anche lavorativamente parlando. E però penso che chi ha cominciato con una fotografia più ragionata, perché dovevi ragionare su 36 scatti, quindi ti obbligava a pensare, non che abbia una marcia in più, ma si veda, no, sott'acqua questa,
questa differenza nell'approccio proprio al soggetto e alla fotografia. Non so qual è il tuo pensiero in merito, perché ci sono alcuni che sono nostalgici, che dicono la pellicola. Io... Bisogna accettare anche l'evoluzione, assolutamente. Io ho accettato l'evoluzione, uso ovviamente... all'inizio ho cercato di resistere, cercavo ancora di continuare a fotografare con la pellicola, però poi ho gettato la spugna perché non si può. Però chi ha fotografato con la pellicola ha un bagaglio di esperienze sulle spalle che ti permette di avvicinarti a fotografare in digitale in una maniera diversa, come giustamente dicevi. Cioè tu pensi guardando attraverso... cioè le infinite possibilità che ti offre il digitale, secondo me le cogli con una consapevolezza diversa. Cioè tu ti rendi conto di quanto sei potente adesso col digitale, mentre chi inizia col digitale non si rende conto delle possibilità che ha, ne sfrutta il 10%, ma neanche. Invece potremmo sfruttare questi mezzi in maniera altro che... si potrebbe fare molto di più di quello che facciamo. È vero. Senti, quali sono i tuoi progetti, per il futuro? Così poi ti lascio andare perché so che hai diversi impegni. Allora, oggi. Progetti sono sempre gli stessi. Il mio progetto unico e la mia idea costante è quella di fotografare, scrivere, disegnare il nostro mare, il Mediterraneo, perché credo che ancora oggi ci sia veramente poca gente che spende in questa direzione. E quindi qual è il mio obiettivo? Quello di coinvolgere più persone possibile a fotografare il nostro mare. Capisco che è difficile, perché quando vai a fare un viaggio spesso lo fai, lo unisci alla vacanza, spesso hai bisogno di relax, comodità, tranquillità, e spesso anche economicamente, cioè conviene andare alle Maldive che andare piuttosto che andare in Sardegna, non so dove, perché noi italiani siamo un po' tossi, sì, non siamo capaci a promuovere il nostro territorio, ecco, siamo un po' esterofili. Quindi nonostante le difficoltà, però si dovrebbe comunque investire sul nostro mare. Quindi il mio obiettivo unico è sempre lo stesso, cioè andiamo lì in quella direzione, è il nostro il mare. Noi restiamo senza mare a breve se continuiamo così. Quindi fotografi subacquei, unitevi per la salvezza del mare. Con questo appello io ti lascio andare perché so che hai un sacco di cose da fare. Ti ringrazio ancora perché per me è stato davvero un piacere e un onore averti qua. È stato un piacere immenso. Spero di fare ancora qualche altra chiacchierata e grazie a tutti. Grazie.